Ciao, sono Ottavia, vengo da Biella, ho 25 anni, e amo viaggiare, mi piace molto la montagna e amo anche la musica. Amo stare con gli amici, mi piace uscire e vivere la mia vita in tranquillità, ma allo stesso tempo mi piace molto anche stare con la mia famiglia. Ciao, sono Riccardo Piazzai, mi sono laureato nel 2020 alla laurea magistrale Architettura, Costruzione e Città del Politecnico di Torino e attualmente collaboro come architetto BIM Specialist nello studio Mario Cucinella Architects. Ho scelto questo corso di laurea magistrale perché corrispondeva alle mie preferenze che avevo in triennale, quindi l'approfondire l'approccio urbanistico e di relazione tra spazio pubblico e spazio privato, edifici e spazi aperti. Ho scelto questo percorso di studi perché ero alla ricerca di un programma che si svolgesse in lingua inglese e che mi desse l'opportunità, di entrare in relazione con un ambiente più internazionale. Allo stesso modo ero, alla ricerca di acquisire competenze sia tecnico-scientifiche che un senso critico e artistico nei confronti dell'architettura. L'esperienza più interessante che ho fatto sicuramente è stata quella di essere stata coinvolta in un progetto da professori e dottorandi, un concorso internazionale, e per cui lavorare a stretto contatto con loro è stato decisamente interessante e stimolante. Una delle esperienze più entusiasmanti che ho fatto durante gli anni trascorsi al Politecnico di Torino sono sicuramente i laboratori di progettazione, insieme ai numerosi workshop alla quale ho preso parte, perché trattano tutti tematiche molto attuali e in costante aggiornamento nei confronti dell'architettura, ma non solo, anche tematiche socio-economiche, tecnologiche o della sostenibilità. I miei piani per il futuro, beh, direi che principalmente sarebbe quello di andare a lavorare inizialmente all'estero e poi non escluderei quella di tornare in patria e, non so, fare un dottorato, continuare gli studi qua, ecco. Per quanto riguarda i miei piani futuri, ho intenzione di continuare a prendere parte e fare esperienze in progetti che trattino temi della sostenibilità e della tecnologia, oltre che continuare ad approfondire la tematica del BIM di cui mi occupo già da diversi anni.